Buonasera a tutti, sono Luigi Onnaraku. Se preferite, bentornati su Dragon Zero Kanbato nella serie delle Road. Siamo alla settima Road. Finora le ho vinte tutte al 3-1. Questa non mi dà problemi, ho più la GL. Cioè dovrebbe implodere male. È un team pressappoco completo. Quindi questa sarà una di quelle Road che possiamo proprio farci a occhi chiusi, tranquillissimi, senza il minimo rischio di morte violenta o altro. Certo, ci fossero dei tornate leggermente più simpatiche, avremmo già chiuso il primo round, ma non mi interessa. Comunque all'inizio iniziano a picchiare. 7, 14, 21. Non è cambiato nulla per il danno, va benissimo. Abbiamo un team che dovrebbe poter tankare qualsiasi cosa. Ho già visto la Bojack Gang alla fine, ragazzi, quindi so bene o male cosa ci aspetta, ma abbiamo talmente tanti HP. Che davvero non mi provo. Abbiamo anche Goku. Magari facciamo così. Non penso che lo vedremo mai, chissà quanto pompato il caro Goku, ma ci divertiamo comunque. Allora. Andiamo, 1.200.000. Ah, l'hai lanciato sul PG sbagliato. Ah, bellissimo Goku, davvero la tua, il tuo tanking su cui avevo una minima speranza è appena andato a quel paese in maniera abbastanza violenta, come per dire, ma hai speranze su Goku Evolution, ma ripigliati. Solo questo quello che mi ha detto Goku. Ma vabbè, non voglio fare perfect run dopo aver fallito la perfect run con la super fisica, me ne frego di fare perfect run della road proprio. Oddio, forse con l'extreme STR che sarà l'ultima road. Peccato che sia l'ultima. Magari con quello ci può stare, provare a fare la perfect, dato che dovremmo rigenerarci di 200.000 HP a turno. Ok, morto. Carico. Dovremmo già essere quasi al 70% di boost alla difesa. Utilissimo Goku, utilissimo davvero. Grandi aspettative. Sento, non so neanche che è più inutile dei due. Però così inizia con 5 kg. Diamoci un handicap di dover giocare con Goku Evo in rotazione. Tanca meglio Vegeta, quindi è un handicap in tutto e per tutto. Ok. Tre turni è durata. Sto andando a pensare un attimino se riusciamo ad andare in dock contro la Bojack. Non lo so, essere sinceri, se riusciamo a tenerci tutto per la Bojack Gang. Vediamo, qua inizio con... Oh, guardate quanti chi. Guardate quanti chi. Vai, Princess. Naturalmente ce la becchiamo in faccia, vero? Mi pare giusto. Mi pare molto giusto. Ma il freezer qua ci lascerà molto presto, capito? Thank you.
Bello, adesso avevo perso già tutti gli HP che mi ero caricato. Che rende una persona felice. Ciao Freezer. I danni che poi subiamo, i danni che ci becchiamo. Sai che bello che è morto Dodoria? Sai che bello che è morto Dodoria? Se non muore potrei incazzarmi. Ok. Ha rischiato di non morire il dannato, eh? Ma alla fine ci lascia anche lui. Ok. Prossimo. La Cooler Gang. Allora, la Cooler Gang. Ok. Forse no, perché tanto abbiamo visto che non taglio un cavolo. Andiamo a ammazzare Cooler se possibile. Se possibile, cosa che non è detta. Infatti non penso che riusciamo ad ammazzare qua di turno 1. Ok, rettifico, potrebbe benissimo morire Cooler. Direi che è morto Cooler, abbastanza certo di ciò. Io ormai non commento più certe cose, non c'è più neanche motivo di commentarle. Proprio siamo prese in giro certe volte di proporzioni abbastanza ingenti. Ma va bene comunque. Va bene comunque. Allora, fatemi un po' pensare come sprecare il meno possibile. Sì, non sto attaccando Cooler per un motivo abbastanza logico. Vegeta gli additional. Dovrei riuscire ad ammazzare Souser. No, Souser è quello. Non mi ricordo come cavolo si chiama. Tra il primo attacco di Vegeta e la special di Vegeta blu. E vabbè, non potevo neanche immaginarmi che lanciava la una special Vegeta. Abbiamo fatto comunque quello che mi serviva. Sprechiamo la special su Cooler, ma almeno è molto Cooler. Sempre meglio di nulla. Non è rimasto in vita solo Souser come... una rottura di scatole. Ok, ora il mio obiettivo è vincere senza utilizzare il Dokkan, così da disintegrare malamente la Bojack Gang. Ok,
cosa che dovrei riuscire a fare. Non siamo andati oltre Super Saiyan 2, mi pare giustissimo come cosa, no? Allora. Ottimo, siamo belli caricati, dovremmo vincere in questo turno e poi andiamo da Bouchac. La prossima potrebbe essere tra le più complesse senza LR. Per la prossima penso che magari mi porto prima a turno un PG, che attualmente non ho ancora turno. E gli do l'ability, che attualmente non gli ho ancora dato. Perché l'Extreme AGL non è proprio facilissima, salvo andare molto bene con gli stun. Ma devo un attimino vedere. Allora, qua sappiamo tutti quanti come potrebbe andare, vero? Non è la prima Bojack Gang che affrontiamo, né sarà l'ultima. Quindi io me ne frego altamente. Andatevene a turno 2 e poi ce ne riparliamo. Anche perché non mi pare che riusciamo ad andare in Dokkan ora. Infatti, quindi voglio avere almeno un turno di pace per provare a far fuori Bojack, anche se la vedo abbastanza dura. Salvo Dio, se mi riescono a fare un'altra special critica. È un additional special, dovrei riuscirci. Circa. Vabbè, ci ho già provato. Non si può di nulla. Ora. Chi ha più attacco? 136, 126. Ok, quindi così devo metterlo. Tecnicamente, se andiamo in Dokkan, shottiamo, quindi non mi interessa neanche più di tanto colpire direttamente Bojack. Dovremmo aver vinto. Cioè, non vedo come, anche se ci lanciasse 3 special, cosa che farà? No, sti cazzi, fanno molto più danno le special di quanto avevo previsto. Però dovremmo aver vinto comunque. Dovremmo fare più danno di quanto HP hanno. Ho messo anche il puntino al punto giusto a sto giro, quindi non mi dà neanche il problema che poteva darmi. Sti cazzi. Sono rimasti in vita due. Vabbè, rimasti in vita è un parolone. Chiusa anche questa roba, ottimo. Per la prossima magari mi vado un attimino a mettere a posto il team, perché non ce l'ho ancora adatto a fare questo tipo di video. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.